Arriva a Napoli il Festival Divergenti, rassegna di cinema transessuale e transgender che da anni si svolge con successo a Bologna. Film, documentari e corti dai cinque continenti saranno proiettati per tutta la giornata di giovedì 30 maggio al Cinema Modernissimo. Altri appuntamenti faranno da coreografia all'evento. Al Penguin Café, martedì alle 21, lo show musicale Lattanzio parla di Miriam. Mercoledì alle 19, Gino Curcione e Cristina Donadio leggeranno brani di Patroni Griffi e Ruccello alla libreria Treves, dove sarà presentato il video L'alchimia delle crisalidi. Finora il transessualismo è stato spesso associato anche dai media, dai giornali, a prostituzione, cronaca nera. In realtà sono persone che vivono una dimensione di vita normale se la società li accetta e se non vengono esercitati nei loro confronti tutta una serie di discriminazioni. Un esempio bello che noi mostreremo è Valentin, che racconta la storia di un ragazzino seguito dalla regista dall'età di 6 anni fino ai 18 anni e ci mostra nello sviluppo di questo ragazzino quali sono i problemi con cui si confronta una persona trans quando comincia ad avvertire che il corpo che ha avuto non è congruo con il sentire se stesso uomo o donna. Il quotidiano difficile delle persone transessuali, questa volta non filtrato dalla presunzione dei giudicanti, un festival che mette alla luce quella che è la difficoltà del percorso transessuale. È giusto che vengano fatte delle scelte importanti che diano la possibilità a tutti di trovare un equilibrio in questa società. E ancora martedì 29 nella Sala Azzurra dell'Università di Monte Sant'Angelo si svolgerà un convegno promosso dalla Federico II su disabilità, affetti e sessualità, un tema delicato i cui aspetti individuali e sociali sono generalmente assenti dal dibattito pubblico. Le persone disabili spesso sono lasciate sole rispetto a un'area tematica così importante per ciascuno di noi, quello della sessualità. Ci sarà il professore Masullo che farà un bel intervento sull'intimità, proprio per aiutare le persone disabili a non sentirsi soli su un tema che talvolta viene oscurato e non affrontato. Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Napoli. Un'attività dell'amministrazione svolta sempre su due piani, uno puramente culturale e quindi sicuramente questo è il caso appunto della promozione della vicinanza al festival e due il piano dell'offerta dei servizi. Proprio domani verrà affidato un bel progetto del Fondo Sociale europeo, la lotta alla transfobia e all'omofobia proprio come fatto culturale, quindi una bella campagna di sensibilizzazione fatta nelle scuole e poi uno sportello, quindi i due impegni proprio della filosofia di questa amministrazione.